collegati con Zekes Hervard, un nome che non pensavamo di dover pronunciare in questo finale di Coppa UEFA. Si tratta della partita di andata, il secondo tempo è iniziato da 20 secondi tra Videoton e Real Madrid, il punteggio è di 1-0 in favore del Real Madrid, l'ha segnato il gol Mitchell al 31esimo con un bellissimo tiro al volo. Real Madrid ha anche mancato un'altra grossa occasione con Mutragueño, che aveva saltato anche il portiere, poi a porta vuota ha tirato di esterno da posizione molto angolata, un pallone che ha sfiorato il palo e poi è uscita. E viene da fare questa considerazione pensando alle squadre che sono state eliminate dal Videoton e dal Real Madrid, che in effetti l'Inter avrebbe potuto benissimo conquistare questa Coppa se non avesse giocato la partita disastrosa che ha giocato nel ritorno contro i madrileni, indipendentemente dal giallo della famosa biglia. Contro questa squadra era matematico che la formazione milanese avrebbe potuto assicurarsi una Coppa europea. Nessun cambiamento in campo tra le due squadre, in maglia rosso-blu il Videoton, in maglia bianca il Real Madrid. Videoton che sta attaccando in questo momento, c'è questa azione da parte di Veg, passaggio ancora all'indietro, poi il pallone è recuperato ma sfugge poi a Borsani. I madrileni dimostrano tatticamente una qualità del tutto superiore a quelle del Videoton, che sembra in questa circostanza, perlomeno stasera, una squadra abbastanza priva di gioco, perlomeno priva di idee. Intanto c'è questo scatto rapidissimo da parte di Valdano. Valdano scambia un pallone, adesso sono ancora alla ricerca i difensori con Chuai, effettua questo lancio per non correre guai, ma già nella circostanza avete notato che erano un 1-2, quindi per il Videoton, che presumibilmente per raggiungere qualche risultato positivo nei confronti del Real Madrid dovrà certamente attaccare e sbilanciarsi. Intanto l'arbitro Boutreau indica che terrà conto di queste perdite di tempo, indica a Camacho di affrettare la rimessa, viene effettuata la rimessa adesso con Mutragueño che cerca di liberarsi dal suo avversario, non si riesce, possibilità di andare in avanti con tocco all'indietro, poi laterale al centro per Wittmann, viene palla al centro del campo a Folkovic non inquadrato. Intanto rallentano però la loro velocità i giocatori del Videoton per questo colpo di testa di Cendo, pallone allontanato, poi portato però ancora in avanti da questo tentativo di Busch, pallone conquistato dai madrileni, questa volta lo scatto di Mitch, l'autore del gol, entra in dribbling Mitch, si libera di un avversario, poi ecco che c'è un elegante colpo di tacco da parte di Santillana, pallone ancora verso Mutragueño e giocano a loro piacimento i madrileni senza preoccuparsi più di tanto di quello che può essere un pericolo portato dalla formazione del Videoton. Partita quindi in tutta tranquillità e c'è da prevedere che il Real Madrid potrà uscire senza danni particolari da questo incontro di andata della Coppa UEFA, è l'unica Coppa Europea che si disputa ad andata e ritorno, e che potrà essere risolto tutto con grande eleganza e grande festa in Spagna tra 15 giorni, un tentativo con l'uscita però ancora di San José che mette il pallone fuori, ultimo a toccare è stato un giocatore ungherese, quindi la rimessa effettuata dal Real Madrid. Pubblico di 35.000 spettatori che aveva sostenuto con grande calore le squadre fino al loro ingresso in campo, poi ha dovuto rassegnarsi alla differenza di quelle che sono le quote. Vediamo se riesce a effettuare questo centro Novat, pallone molto lontano con intervento poi dicendo che allontana, poi c'è Gallego che spinge questo pallone verso Mutragueño, Mutragueño si osserva la posizione dei suoi compagni, poi effettua un lancio che è buonissimo, buonissimo verso Gallego. E allora Gallego che fa? Vediamo, lancio in avanti e sull'intervento poi di un difensore di Chuai l'azione sfuma, vediamo che cosa indicano i giocatori. C'è un'incertezza tra discussioni tra l'arbitro e il guardaline, gioco fermo, intanto rivediamo al replay questo lancio splendido verso Gallego. Al quinto minuto del secondo tempo c'è un calcio di punizione in favore del Madrid.
dopo lo scatto di Gallego che era entrato in area liberissima. Ancora Gallego, ancora un cross al centro dell'area per il tiro di Gallego, sbucciato questa volta di sinistro, e poi per ultimo il Real Madrid. Poi un tentativo di Stilic che non riuscito, Burscia allontana il pallone, scusate, non era Stilic che qui piazzato lì dietro, si trattava di Gallego. Fermo il gioco perché deve essere battuto un calcio di punizione a favore del Videoton, già battuto il calcio di punizione, pubblico subito in piedi a incoraggiare la propria squadra. C'è uno scambio con una spinta che ai danni di Novat indica che deve essere battuto un calcio di punizione in favore del Videoton. La situazione è sempre di 1-0 per il Real Madrid, gol di Mitchell al 31esimo. Adesso siamo al settimo del secondo tempo con il Videoton che, dopo aver rischiato poco fa sull'azione di Gallego di subire un altro gol, Gallego era entrato libero in aria, adesso ha reagito e tiene questo calcio di punizione da circa 20 metri dalla porta. Vediamo direttamente verso la porta, solo si può replicare il tiro con palla fuori, non c'è calcio d'angolo. L'ultimo tiro è stato da parte di Palkovic di sinistro, molto forte, un tentativo valido, tentativo da considerarsi buono per agguantare un pareggio. Avete rivisto al replay, mentre l'immagine ritorno in diretta con questo rinvio da parte di Stilic. Possibilità di andare all'attacco con Butragueño, che però si porta il pallone troppo in avanti e lo recupera Chuey. Pallone portato avanti da Horvat, adesso sulla sinistra c'è un tentativo da parte del Videoton, palla persa, recupero di Gallego che va avanti, adesso scatta con il pallone, riesce a servire Santillana. C'è un tentativo di lancio in avanti verso Butragueño, recupera ancora Mitchell, è smarcato, può ricevere Valdano, possibilità di lancio verso Butragueño, si muovono ovviamente molto di più le punte, tanto su questo tentativo e su questo scatto di Butragueño c'è il fallo, è stato commesso da Laszlo, è il nome di battesimo del numero 4, si chiama Laszlo Tisztul come il portiere Peter Tisztul. Siamo arrivati al nono minuto di gioco nel corso del secondo tempo, tra il primo e il secondo tempo non c'è stata nessuna parata dei portieri, l'unico tiro dalla luce della porta è finito alle spalle del portiere del Videoton. Scatto di anticipo da parte di Cendo, insiste il Real Madrid in attacco, questi è Butragueño, Butragueño, c'è questo lancio in avanti ancora con l'uscita disperata e l'anticipo di Peter Dissi. Tarda però a effettuare il lancio, lo blocca Mitchell, rimessa laterale che spetta ovviamente alla formazione ungherese, la effettua Borsani, ancora possesso di palla, recupera abilmente la circostanza Palkovic, Beg decide di crossare un pallone, però interviene di esterno destro in spaccata, Stilic, pallone allontanato, va a recuperare il pallone molto fuori dalla propria area di rigore, il portiere Distel, il lancio in direzione di Badas, Stilic che controlla e gli ruba il pallone d'anticipo, lo allontana, intanto Novat lo lascia uscire, effettua la rimessa verso Wittmann che è il giocatore che ha fermato il pallone, adesso effettua il cross, respinta di testa di Cendo, poi il pallone adesso verso Beg, quanto gli aveva lanciato Butragueño, adesso è ancora il Videoton, il pubblico che comincia a scaldarsi un pochino, recupera il pallone adesso Beg verso Badas, ancora verso Beg, vediamo se andrà al tiro il giocatore Laszlo, tarda Laszlo però trova smarcato Wittmann, cross di Wittmann, colpo di testa con palla che
Miguel Angel lascia uscire, colpo di testa, azione discreta da parte del Videoton che ci viene riproposta al replay. Questi è ancora Wittmann, colpo di testa era molto lento, sarebbe stata tranquilla dal Videoton, attende Novak, tiene questo scatto in avanti e riceve Burscia. Effettuare il rilancio, l'arbitro è regolare, palla persa da Valdano, decide di effettuare il tiro e colpisce l'esterno, ha colpito quel paletto all'esterno della porta, quindi secondo tentativo comunque nel giro di un paio di minuti da parte del Videoton. Real Madrid leggermente contratto adesso nella propria metà campo, spazio quindi per il Videoton, ancora un cross all'interno dell'area, recupera Gallego, lancio di Gallego verso Mitchell, intervento di mezzo volo, palla allontanata, ancora Gallego che va al recupero, poi Mitchell, poi Butragueño, ma Mitchell non prosegue, invece va sulla palla a Gallego, si impegna Gallego inseguito da Wittmann, lo butta su questa spinta a terra il suo avversario, quindi calcio di punizione in favore del Real Madrid. Real Madrid che al 14° del secondo tempo è in vantaggio per 1-0, un'inquadratura ancora per Gallego. Va a battere il calcio di punizione Camacho, calcio di punizione battuto, colpo di testa di Santillana, palla allontanata, recupera l'arretrato Palkovic, in avanti stava per servire Burscia, è stato commesso un fallo ai suoi danni, calcio di punizione in favore del Videoton. C'è questo tocco corto mentre scatta in avanti Burscia, cerca di infilarsi tra due avversari, inutile dire che la meglio ce l'ha Tilike, un difensore centrale dell'area che non consente agli avversari di impadronirsi del pallone, c'è un intervento scomposto da parte di Horvat, però ecco che Gallego tenta questo lancio sul quale poi San José non riesce a perfezionare il controllo palla. Avevamo cominciato con uno splendido sole e a questo punto sarà un problema riuscire a seguire, si sta mettendo a piovere in maniera piuttosto fitta, colpo di tacco all'indietro di Camacho. C'è un fallo, l'arbitro indica che deve essere battuto un calcio di punizione in favore della squadra ungherese. Avevano guadagnato un po' troppo a destra la telecamera a cercare l'esatta inquadratura. Calcio di punizione battuto, 15° avete visto abbondante, in alto sul teleschermo, Videoton che insegue il gol del pareggio, ci è andato vicino un paio di volte, in particolare con un tiro di Palkovic che è sibelato alla sinistra della porta difesa di Miguel Angel. Ancora Videoton in avanti con Burscia, il lancio per Santillana che cerca di perfezionare il triangolo, non ci riesce, inquadrato Vadas, insiste Vadas sul pallone, però ecco l'anticipo di Camacho, pallone allontanato, effettuato il lancio di Santillana in una zona del campo dove però non c'era nessuno, in vano il tentativo di Butragueño. Tanto sta per essere effettuato un cambio, osserviamo però questo cross e colpo di testa dell'immancabile Stiliche. Varrebbe la pena di lasciar perdere, di nominare il giocatore che spazza l'area di piede o di testa, è un assoluto dominatore Stiliche nell'area del Real Madrid, pubblico in piedi, ma siamo in piedi anche tutti i telecronisti, quindi dicevo ci sono 24 televisioni che sono collegate per 20 paesi. Intanto si attende che l'arbitro interrompa il gioco, in fuorigioco nella circostanza Valdano, per poter effettuare un cambio. È pronto a entrare in campo con numero 14 Ghienti ed esce Novak.
vede bene nell'inquadratura che gli arriva dall'Ungheria. Vediamo il cross di Santillana, pallone in avanti, l'arbitro indica che il gioco deve essere fermato per la posizione di fuorigioco che aveva fissato Mitchell. Calcio di punizione che deve essere ancora battuto, posizione troppo avanzata, forse potete vedere la pioggia adesso in campo lungo. Un tentativo di parte di Palkovic non riuscito, l'arbitro però è per il calcio di punizione in favore del Videoton. Osserviamo Horvat in possesso di palla, effettua questo lancio laterale mentre si impegna Chuai, cerca di far filtrare un pallone, non ci riesce, verso Borsani, entrano in due piuttosto duramente. Vediamo quale sarà la decisione di Vutro, il calcio di punizione in favore del Videoton. L'arbitro fa ripetere, avevano cercato di rubare tempo i giocatori del Videoton con questo lancio verso Borsani. Il gioco deve essere ripreso. Stesso schema, ancora pallone verso il giocatore che cerca di disimpegnarsi, effettua il cross, possibilità di tirare al volo, parata splendida da parte di Miguel Angel sul tiro di Badash. Occasione anche per il Videoton al 19esimo, tiro di Vadas al volo angolatissimo, presta poco dalla posizione nella quale era stato Mitchell a battere il portiere del Videoton. Cross, c'è Butraghegno che dà l'indietro e lancia in avanti l'arretrato Santillana, zona del campo completamente sguarnita da madrileni, quindi buon gioco per Chuai, effettua il rilancio. C'è in anticipo la possibilità del portiere di uscire, si tuffa Miguel Angel che finalmente ha qualche cosa da fare, per tutto il primo tempo era stato completamente disoccupato, come del resto anche il suo collega Peter Distel, che però si era trovato un pallone alle spalle al 31esimo, il gol di Mitchell nel primo tempo. Tenta il dribbling e poi questa volta perde palla Stiliche. Si scivola adesso sul campo, probabilmente giocatori che non hanno i tacchetti adeguati. C'è una bella serie di ammoniti prima di questa sera da parte lì, elencherò fra poco, questo potrebbe entrare eventualmente nella partita di ritorno. È Stiliche che entra e intanto vedete con quale energia va a protestare nei confronti dei compagni, si trattava dicendo perché non è andato a chiudere sull'avversario. Gli ammoniti sono per la Madrid Camacho, Stiliche, Sanco, Sega, Diego e Valdano. Pallone all'indietro, su tutti arriva Camacho, allontana tutto il video, torna adesso nella metà campo del Real Madrid, effettuato il lancio in avanti in scivolata, però Camacho respinge, pallone che adesso è più difficile da controllare sull'erba bagnata. Dà l'impressione di poter arrivare in qualche modo a impensierire finalmente la difesa del Reale, questo Videoton che è stato nel tutto il corso di tutto il primo tempo un pochino troppo fermo. Valido questo lancio e Laszlo che può effettuare il tiro cross, è andato a tuffarsi rilancio quali casuale in avanti, adesso osserviamo Mitchell, buon lavoro con Butraghegno, lancio in avanti, due, c'è la possibilità per il Real Madrid di andare ancora al tiro, vi dicevo pallone difficile da controllare, è stato l'errore con il quale il Real Madrid ha mancato il raddoppio. Osserviamo al replay, Santillana si stava toccando una scarpa, era smarcato. Si impegna in qualche modo Ghenti a raggiungere il pallone, la palla per la rimessa laterale spetta agli ungheresi, questi è Bursa. Riuscito il dribbling Bursa, un lancio e un'opportunità adesso, vediamo che troppo lento il tentativo da parte di Wittmann di servire largo, era smarcato, poteva ricevere il compagno ma il pallone non è filtrato e se ne va fuori nel campo visivo della telecamera. Stili nel controllo del pallone, entra in dribbling, poi lo perde,
si è forse storto, ma ho l'impressione che sia caduto proprio soltanto sul pallone. Contropiede, prima che vada in fuorigioco è necessario effettuare il lancio, quindi Miguel Angel va a raccogliere il pallone mentre Sanchez chiudeva. Anche questo tentativo per il dribbling insistito da parte di Vadas, interviene però l'arbitro Vutrou. Hanno cercato qui dalla tribuna stampa di far chiudere gli ombrelli agli spettatori che qui davanti impediscono totalmente la vista, tanto ha smesso di piovere, ecco che finalmente si convincono. Questo è stato il motivo della breve pausa nel nostro commento. Pallone questa volta dato ancora all'indietro verso Miguel Angel, che già ha effettuato il rinvio. Pallone per Butragueño, c'è un intervento difensivo, un lancio con il pallone che però fila, ancora un fallo ai danni di Cendo, regola del vantaggio, un nuovo alleggerimento, era pronto Cendo a dare all'indietro, Cendo si sembrava infortunato e leggermente topica, ancora Stiliche. In tutta calma Gallego cerca di servire sulla destra, riceve il pallone, lo perde nella circostanza, c'è questo tentativo di scatto da parte del Videoton, stile che di anticipo sottrae la palla a Vadas. Problema per girarsi in questa circostanza, due avversari stendono Bursa che cercava di liberarsi, si rialza Bursa, il fallo è stato di Cendo. Abbiamo superato però anche la metà del secondo tempo, il risultato non cambia, sta premendo di più il Videoton. Sempre 1-0 in favore della Madrid, gol di Mitchell al 31esimo, un'occasione sulla quale naturalmente interviene Stiliche, una palla vagante ai limiti dell'area. Stiliche si sta dimostrando l'assoluto dominatore in difesa, pallone che va tra le braccia del portiere Miguel Angel, ancora Stiliche con lui. E non c'è niente da fare, quel poco che il Videoton riesce a costruire si ferma sui piedi o sulla testa di Stiliche, pallone che è uscito, però c'è stata una spinta ai danni di Santillana, quindi verrà battuto calcio di punizione in favore del Real Madrid. Da quanto si è visto potrebbe effettuare un cambio anche Luis Smalling, il nuovo allenatore del Real Madrid, che è andato Palkovic a collocare il pallone, così i madrilini si decidono a battere con Camacho. Colpo di testa per allungare la traiettoria, adesso si va in tiraccio, poi Spilenco, nessuno ha toccato il pallone, non si tratta quindi di calcio d'angolo. Inquadrato il portiere Peter Di Fervar, dove il Videoton, che si era qualificato abbastanza sorprendentemente, sta perdendo per 1-0 e sta cercando di segnare almeno un gol. Stiliche di testa, palla data verso Michel che l'allunga, stavolta il passaggio all'indietro è di Borsani. Partita quindi tutt'altro che esaltante, per fortuna abbiamo visto almeno un gol molto bello. Al riseguimento del pallone Santillana, tenta il passaggio con Gallego, Gallego entra fallosamente, calcio di punizione, pallone rubato e si gioca con un certo disordine anche da parte del Real Madrid. Lancio in avanti verso Borsani, pallone è messo fuori dall'intervento di Camacho, ecco la rimessa effettuata ancora da Borsani, va a effettuare il cross, tocca Stiliche, adesso c'è la possibilità di andare contropiede per Butragueño, tutti all'inseguimento di Butragueño, lo vedete al centro del teleschermo, si va a smarcare, riceve però forse troppo in profondità per poter raggiungere il pallone Mitchell, l'uscita del portiere Peter Dissel e il disimpegno
deve comunque rischiare qualche cosa. Il Videoton per ora Ferenc Kovács ha effettuato soltanto un cambio a torto Novas, che era numero 11, ha inserito Jensis, posizione di fuorigioco netta anche se tardivamente indicata dal guardaline, se n'era andato oltre i difensori Burscia. Stilic che effettua il rinvio, colpo di testa di Valdano per questo lancio, lo scampo con Butragueño, ancora Valdano, si libera Valdano, Valdano si libera, purtroppo nessuno l'ha seguito, per Mitchell era troppo difficile arrivarci, un'azione sfumata anche per il Real Madrid. Non so se la regia ripeterà il rallenti, questa azione può darsi che attendano di vedere concluso questo tentativo, mentre va allo scatto Genti e Francis. Vediamo al replay, due difensori su di lui, uno dei quali gli è crollato addosso, ancora i suoi, lo vedete in basso sul teleschermo, che ha segnato il gol, Mitchell entra la finta, dribbling, poi scambia ancora, è libero, ancora un pericolo, colpo di testa, e gol, colpo di Francis. Non riusciamo a individuare in che modo il giocatore si sia fatto male, vediamo. Santillana, ecco, che mette dal gesto di Stili che sembrava che Santillana, rivediamo al rallenti, si fosse infortunato molto seriamente. Lo scambio, ancora possibilità per Mitchell di effettuare il cross, colpo di testa liberissimo e gol. E a questo punto, anche se ci fosse con una probabile goleada, 2-0 fuori casa è un risultato più che confortante. Insiste comunque il Videoton, il cross non riesce, pallone dato a servire ancora Santillana, palleggia Genti, pallone fuori gioco di un metro di Perpalkovic, infatti il giocatore si era fermato, si è girato verso il guardalino, ha visto la bandierina alzata, con numero 15 è pronto a entrare Juanito, arriva la conferma anche da parte della sovraimpressione, viene richiamato Butragueño. Sostituzione che avviene al 34esimo del secondo tempo con il Real Madrid in vantaggio per 2-0. Non è una sostituzione tattica, si tratta semplicemente per Luis Moloni di far giocare i suoi. Juanito è una punta e negli spazi che ci sono può andare tranquillamente a riposare Butragueño, che ha lavorato abbastanza senza per questo sentirsi meno matto dalla sostituzione. Vedremo come giocherà Juanito. Effettuato il cross da parte di Veg. C'è il controllo tranquillo di Stilic che consente un'uscita ancora più tranquilla al portiere Miguel Angel. Un'autentica passeggiata per il Real Madrid, non ha sofferto un attimo. Contro una formazione ungherese ancora più improvvisamente era andato via, come vi ho già ricordato, il terzino Chuai, un difensore fluidificante, aveva trovato spazio per infilare l'angolino e avendo vinto 1-0 in casa era approdato a questa finale che per la verità ha cercato di onorare in qualche modo, ma quel poco che si è visto l'hanno fatto i madrileni. Poco lavoro anche per Vutrò, gioco sempre abbastanza lento, quindi calcio di punizione per il Videoton, mancano meno di 10 minuti al termine, un disimpegno da parte di Miguel Angel che è uscito, lo scambia con Tili che poi potrà effettuare il suo rinvio.
Cendo decide di lanciare in avanti, pallone non facile da controllare, che però Valdano mette all'indietro, tanto viene servito in qualche modo in avanti ancora Valdano. Stiliche che avanza, pallone poi laterale, adesso il controllo di Santillana per Stiliche. Stiliche osserva qual è il giocatore più smarcato, può essere servito, chiede lo scambio, lo tiene con Juanito, ancora Stiliche, cambia Stiliche e serve ancora in avanti Mitchell per Cendo, colpo di tacco per Juanito, non pretende neanche di entrare Cendo, però si fa male comunque il giocatore del Videoton che resta a terra. Si tratta di Chuai, azione che vediamo al replay. Io avevo avuto l'impressione che Cendo non volesse fare l'entrata con la gamba destra all'altezza del femore. Chuai è ancora a terra, stenta a rialzarsi, vediamo che cosa decideranno dalla panchina. Non ho l'impressione che vogliano sostituirlo. Se ne va il tempo, è già il 38esimo abbondante adesso nel corso della ripresa. Il Real Madrid è in vantaggio con due gol segnati, uno per tempo. Allo stesso minuto, al 31esimo del primo tempo, Mitchell, gran tiro al volo. Al 31esimo della ripresa, Santillana, colpo di testa sul cross di Mitchell. Si è rialzato Chuai, restituiscono il pallone i madrileni alla squadra che ha avuto un leggero risveglio, il Videoton nel primo quarto d'ora. Ancora il Videoton all'attacco, questi Ghienti, pallone che viene rinviato oltre la linea di fondo, quindi per il calcio d'angolo. Pubblico che vorrebbe essere accontentato almeno con un gol, tanto per fare un po' di festa. Ormai è chiaro che le differenze in campo sono abissali, specialmente pensando alla partita di ritorno a Madrid. Osserviamo questa azione che nasce da un calcio d'angolo, Santillana da indietro di petto, poi sposta subito, Camacho affonda il suo allungo, Santillana cercava di raggiungere il pallone, ma è stato Borsari molto bravo nella circostanza a recuperarlo. Tanto Santillana si inginocchia, non inquadrato, proprio all'altezza della bandierina che divide le due metà campo. Lancio in avanti e c'è un'opportunità forse per il Madrid. Tanto Stili che è scivolato, vediamo un po', e tiro, butta fuori il pallone. Palkovic ha calciato addirittura di interno, però il pallone non è uscito. L'unica circostanza nella quale è scivolato Stili, che quindi c'è stato un minimo di spazio per il Videoton, se n'è andato a palla al piede Palkovic. Ha calciato l'interno e quindi il pallone se n'è andato lontano, passando davanti ai due pali. Ed ecco che Salgueiro con il numero 12 viene richiamato dalla panchina per entrare in campo. Effettuata la sostituzione, Stili che è scivolato sul pallone e ci poteva tirare anche meglio di là. Questo è il rallenti dalla parte dietro la porta, molto veloce per essere un... E senza capitano, non vengono inquadrati tutti i movimenti che ci sono. Vedremo comunque fra poco, credo, il massaggiatore del Real porgere a qualcuno la fascia. Ecco che è stata consegnata a Cendo, al numero 2. Eccolo qui, Cendo ha ancora la fascia in mano e ha dato all'indietro. Ecco che è andata invece la fascia a un altro giocatore che è Camacho, il numero 3, perché venga regolarmente infilata al braccio per il capitano madrileno. Calcio di punizione in favore del Videoton, 41 minuti di gioco nel corso della ripresa. Colpo di testa parata proprio sulla linea di porta con un colpo di testa di Wittmann. La parata, l'unica parata effettuata da Miguel Angel. Azione che rivediamo adesso, il cross era di Peck, colpo di testa ed era centrale ma difficile da parare proprio sulla linea di porta. Intanto c'è un contropiede, se ne va tranquillamente il Real Madrid, la finta di Mitchell, il tentativo di cross non riuscito, va a recuperare
però Horvat, lancio in avanti e pubblico che aspetta con ansia la soddisfazione almeno di un gol in questa andata per la finale di Coppa UEFA. Buon lavoro da parte di Burscia, arriva e allontana però con determinazione Camacho, rimessa che aspetta la formazione ungherese, 2 minuti e mezzo al termine, ancora Meg che è l'autore del cross di poco fa, questa volta crossa in mezzo al campo, questo è Valdano, un lancio ancora, eccolo Valdano ancora smarcato, tenta il tiro, è troppo debole di esterno destro, cercava di sorprendere Peter Distel ma Gallego non ha tirato forse con sufficiente energia. Azione del Videoton mentre siamo entrati nell'ultimo minuto e mezzo di gioco, qualche fischio da parte del pubblico, c'è anche Salghiero in campo dopo che è uscito Santillana, ha giocato gli ultimi 5 minuti, ecco il lancio, oh, è anche buono e allora a questo punto è tutto facile, tutti fermi e questo credo che l'arbitro va verso il centro del campo, terzo gol. Vediamo al replay. Il cross di Mitchell. E il terzo gol. Lo rivediamo ancora. Tripletta che Valdano con grandissima facilità ha messo. Punteggio pesantissimo, 30 secondi al termine. Con questo tentativo effettuato da Wittmann, palla che va abbondantemente fuori, dicevo una partita, un'andata per la finale della conquista della Coppa UEFA, sappiamo già che il vincitore della Coppa UEFA di quest'anno sarà il Real Madrid, 3-0 fuori casa, la mette al sicuro da qualunque risultato. Abbiamo visto poco gioco, Real Madrid ha fatto il minimo indispensabile, un gol nel primo tempo nel quale il Videoton in qualche modo ha cercato di giocare un pochino, nella ripresa un quarto d'ora ancora con l'Ungherese alla ricerca del pareggio che è sfumato con un paio di tiri vicino ai pali della porta di Michele Angel. Finale poi tutto madrileno al 31esimo, raddoppio di Santillana di testa, adesso Valdano liberissimo servito da un lancio smarcante di Michel, tempo scaduto, arbitrato Vautrò davanti a 35.000 spettatori tutti alquanto delusi. L'appuntamento è a Madrid per la partita di ritorno che si giocherà il 22 maggio, però prima il 15 maggio vedremo la finale della Coppa delle Coppe da Rotterdam, trasmessa in diretta dalla RAI, e il 29 maggio seguirà poi a Bruxelles la finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool. Dato l'andamento di questa partita, vi dicevo, non si può altro che confermare che il primo trofeo europeo quest'anno è stato vinto dal Real Madrid. Un lancio ancora con Stilic che se ne va avanti, aria di goleada per Stilic, non vuole lanciare in avanti perché è finito in fuorigioco, Gallego perde poi palla, si gioca un minuto di recupero, finale malinconico per il Videoton che era per la prima volta che approdava ad una finale europea, 3 gol subiti in casa, non solo uno scherzo, colpo di testa di centro Real Madrid, il numero 15 è Juanito. Ha fatto poco il pallone che se ne va ed è quasi il 47esimo. Tutti attendono il finale di questo fischio finale per questo incontro. Juanita che dall'indietro sbaglia, finisce per servire un avversario. Pallone che viene ancora giocato dal Videoton, effettua poi il cross Genti. Vediamo se tirano. Si tarda. E poi naturalmente il l'arbitro Vautrò che ha concesso più di 2 minuti alla formazione del Videoton per concludere questa azione insistente, manda tutti negli spogliatoi. Vi ribadisco il risultato, i marcatori a De Gesper in Ungheria, il Real Madrid nella partita di andata della finale di Coppa UEFA ha vinto contro il Videoton per 3-0, i gol sono stati segnati nel primo tempo al 31esimo da Mitchell, nella ripresa ancora al 31esimo da Santillana, tripletta con Valdano al 43esimo. A tutti grazie per la cortese attenzione, buonasera.